Paola Malanga, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo saggio, un saggio di circa 700 pagine, quindi bello corposo, Il cinema di Truffaut, la prefazione di Paolo Mereghetti ed è pubblicato questo saggio da Baldini e Castoldi. Paola Malanga, critica, giornalista di cinema, ha collaborato con il dizionario dei film di Paolo Mereghetti, è stata tra i fondatori di Duel, una presenza straordinaria per comprendere la parola film. E poi nel 1998 ha pubblicato Marco Bellocchio, Catalogo Ragionato, lavora a Rai Cinema dove attualmente è vice direttore. A proposito di Paolo Mereghetti, è stato nostro ospite proprio pochi giorni fa, il 31 maggio esattamente, per raccontare una pellicola cinematografica, un film, ovvero Il posto delle fragole. Perché l'abbiamo raccontato il 31 maggio? Perché il copione del Posto delle fragole si chiudeva proprio con questa data, Stoccolma, 31 maggio 1957. Allora abbiamo festeggiato per certi aspetti i 65 anni di quel testo, ma adesso andiamo a scoprire insieme con Paola Malanga, seppure nella brevità di questa conversazione, François Truffaut. Chi era, per chi non avesse mai sentito parlare di questo regista, Paola Malanga? Beh, intanto diciamo che quest'anno avrebbe compiuto 90 anni, ecco, a proposito di anniversari, quindi un compleanno ancora possibile, se non fosse che il grande François Truffaut ci ha lasciato molto presto, troppo presto, nell'84, e di anni ne aveva soltanto 52. E Truffaut è stato un grandissimo critico cinematografico in gioventù, ma in una gioventù che insomma si colloca subito dopo l'infanzia, infanzia molto turbolenta, e poi è stato uno degli alfieri della Nouvelle Vague, con il suo esordio nel 1959, il suo primo film 400 colpi, che andò al Festival di Cannes e vinse il premio per la miglior regia. E direi che di tutto il gruppo della Nouvelle Vague, che ha veramente rivoluzionato la storia del cinema e l'ha, diciamo, introdotta in modo forte nella modernità, il cinema di François Truffaut è quello che ha meglio resistito al trascorrere del tempo. Eh sì, E resistere ancora alla oggi trasformazione continua. del tempo credo che sia sempre più complesso, sempre più Sempre più difficile. complesso, attraversato naturalmente dei decenni in cui per lui era complicato, decenni diciamo più politicizzati, più impegnati, quindi dal 68 in poi, ma verso l'inizio degli anni 80, insomma, che poi sono stati gli ultimi anni della sua vita, anche da parte dei cahiers du cinéma, che lui aveva contribuito, diciamo, a rendere una rivista indimenticabile, anche poi si erano dimenticati di lui, con l'ultimo Metro, venne di nuovo riconosciuto come uno dei grandi registi della storia del cinema. E resiste, il suo cinema resiste. Proprio domenica scorsa ero a Milano, sempre appunto per parlare con Mereghetti di Truffaut, e tre proiezioni, una sala cinematografica, una cosiddetta piccola maratona Truffaut, le sale erano assolutamente piene. Domenica pomeriggio e domenica sera. E questo è
una prova. Questo dà il polso del sentire il cinema di Truffaut ancora come necessario, no? Al di là, diciamo, proprio dei cultori del cinema, no? Credo che sia importante, interessante che, come lei ha detto poco fa, Paola Malanga, che quelle sale erano piene. Dimostra il fatto che l'immagine filmica di Truffaut ci parla ancora. E che cosa ci dice? Ma io penso che parli ancora perché Truffaut, che è stato colui che ha inventato la cosiddetta politica degli autori, ha anche però sempre tenuto molto presente il pubblico. Ha creato all'interno dei suoi film uno spazio per il pubblico, e il pubblico questo lo sente, sente di essere amato e ricambia questo amore. Quindi io credo che questo rapporto sapientemente creato da Truffaut è qualcosa che per chiunque abbia avuto esperienza dei suoi film è qualcosa che non si dimentica, ed è un'esperienza che in occasioni particolari, come quelle appunto di vedere la pellicola, come diceva lei all'inizio, no? Perché erano tutti film girati in pellicola. Ecco, quando succede, capita di poter vedere questi film al cinema, in una sala su grande schermo, proiettati nelle migliori condizioni, è come se tutto ciò riattivasse una memoria e il pubblico tornasse a vederlo. Ma vorrei raccontare un'altra esperienza che invece mi è capitata in un'altra città, Bologna, alla Cineteca di Bologna, dove durante questo incontro ho chiesto: ma quanti hanno visto, mi pare che fosse, adesso il titolo non mi ricordo più esattamente qual era, Effetto Notte, sì, Effetto Notte, vinse l'Oscar, uno dei Certo. film più noti certamente di Truffaut. Quanti, ho chiesto quanti l'avessero visto. E non l'avessero visto, fosse la prima volta, e quasi tutta la sala alzava le mani. Ed erano tutti giovani. Quindi la cosa molto interessante è che Truffaut riporta in sala chi lo conosce, ma porta anche in sala chi non l'ha mai conosciuto prima. E quindi c'è questa forza. Io direi interiore dei suoi film, che continua a vivere. Quella forza interiore, Paola Malanga, è data forse, certo che dobbiamo dire le cose come stanno, io non sono, un esperto di cinema, guardo i film per puro, piacere, però le pongo questa domanda. Lei diceva poco fa questo a proposito di Trifoma. Deriva forse anche dalla sua conoscenza del film, ma anche e soprattutto dal fatto che lui si poteva definire un autodidatta, perché molto del suo insegnamento parte da dentro il suo vissuto per portarlo poi dentro l'azione scenica del film. Assolutamente sì, un autodidatta specializzato si definiva, cioè specializzato in cinema e prima ancora e parallelamente in letture, in libri divorati senza una, diciamo, necessità scolastica. Truffaut è andato poco e male a scuola. Ma si è creato il proprio mondo, grazie al quale è riuscito non soltanto a sopravvivere, ma poi a costruire una vita assolutamente straordinaria, e si è creato un proprio mondo attraverso i libri. Ricorderete tutti Fahrenheit 451, no? Che è il film dedicato ai libri per eccellenza, e naturalmente anche i film. Questo proprio sin dall'infanzia, sotto l'occupazione, nella Parigi occupata. Tutto ciò gli ha permesso anche di, io credo, coltivare in modo molto libero il piacere della finzione.
E questo piacere della finzione è esattamente ciò che noi di film in film sperimentiamo, è quello che ci viene restituito da Truffaut. E credo che questa assoluta capacità di costruire la finzione, di costruirla lasciando al proprio interno uno spazio in cui il pubblico senza accorgersene però riesce a sentirsi in qualche modo protagonista in quanto spettatore. E un'altra ragione, quella di avere trasformato in finzione accessibile a tutti qualche cosa di profondamente autobiografico, ecco, io credo che queste siano tutte ragioni che al fondo ci fanno capire la resistenza del cinema di Truffaut. E resistenza è la parola chiave anche per comprendere la figura umana che sta alla base, che percorre tutta la filmografia di Truffaut, La che è resistenza e poi, quella se del... vogliamo, anche l'opposizione, perché poi lei poco fa citava la sua partecipazione ai Cahiers du Cinéma, che poi gli hanno un po' voltato le spalle, ed era il periodo in cui il cinema, all'inizio degli anni 70, il cinema, di Truffaut aveva, per così dire, una certa decadenza, ma nonostante questo lui ha tirato dritto per la sua strada, perché pensava, dal suo punto di vista, e come dargli torto, che il suo cinema aveva ancora molto da raccontare. Sì, il cinema per Truffaut era la sua ragione di vita, proprio una questione di sopravvivenza, come lo è per il primo personaggio straordinario, che poi è un suo alter ego, ed è Antoine Doinella nei 400 colpi, interpretato da Jean-Pierre Léaud. Quindi per lui era una ragione di vita che non poteva essere messa in discussione da nulla, ed è questo il motivo per cui lui ha continuato. Anche in periodi in cui il tipo di cinema che faceva lui non era, non godeva, diciamo, di grande considerazione, e lui ha continuato imperterrito a farlo. Cioè, il tema della sopravvivenza, della resistenza che si incarna in un bambino, appunto Antoine Doinel, è direi la figura chiave per comprendere al fondo tutta la filmografia di Truffaut. È proprio una concezione umanistica, cioè l'uomo di Truffaut, no, come esiste l'uomo di Leonardo, insomma, ma l'uomo di Truffaut è un bambino adulto, costretto, diciamo, a crescere in fretta, che non si ribella perché sa che è inutile, perché verrebbe punito. E basta, che però riesce, a differenza di altri bambini celebri della storia del cinema, pensiamo a quelli di Rossellini, insomma, a Germania Anno Zero piuttosto che Europa 51, riesce a difendersi dalla morte, grazie a questa capacità di resistenza e di sopravvivenza che sviluppa attraverso la cultura, una cultura di cui si impadronisce come se fosse il cibo, come se fosse l'acqua, come se fosse quella bottiglia di latte che nella Parigi all'alba deserta, nel primo film, 400 colpi, Antoine Doinel ruba per nutrirsi. Ecco, proprio un nutrimento rispetto al quale non c'è nessuna sovrastruttura scolastica, accademica, ma c'è proprio una necessità primaria. Ricordiamo un altro film, Il ragazzo selvaggio, dove proprio Truffaut, non solo è il regista, ma è anche il coprotagonista, perché è il medico, che si occupa di questo ragazzo, appunto, no? Selvaggio, e a cui insegnerà, lo strumento del linguaggio. Proprio perché la parola, per tornare anche al titolo della vostra bellissima rubrica, la parola è quella che ti consente di
di sopravvivere, di resistere, di difendere. Paola Malanga, per chi non avesse mai visto un film di François Truffaut, quale potrebbe essere il primo appuntamento filmico? Ma il primo appuntamento è proprio il primo film, I 400 I colpi, dice. 400 colpi, perché non è solo un primo film, è proprio un film di fondazione, sulle cui, diciamo, base poi tutta la filmografia di Truffaut, che è estremamente compatta, poi si costruisce film dopo film. Però ce ne sono molti, moltissimi. Anche l'ultimo, finalmente, Domenica, con Fanny Ardant, che è una detective story, un noir, ma è anche una commedia indiavolata. Naturalmente, Effetto Notte, l'ultimo Metrò, Jules et Jim, insomma, Fahrenheit, lo dicevamo prima. A proposito di liberi, no? I protagonisti di Fahrenheit sono liberi, che hanno lo stesso spazio all'interno dell'inquadratura di quello che avrebbero gli attori. Se un libro cade, diceva Truffaut, bisogna inquadrarlo, no? In tutto il suo movimento, perché altrimenti sarebbe come tagliare la testa di un attore. Io penso che ci sia, possa molto appassionare ai film di Truffaut e quindi vederli così, per il puro piacere di vederli, E non lontanamente. rimanere stregati, no? Come diceva lui. Voglio che il mio pubblico sia costantemente appassionato, stregato, che esca dal Sì, cinema questo. inebetito, stupito di stare sul marciapiede. Vorrei che si dimenticasse l'ora, il posto in cui si trova. Ecco, questo non è essere al di fuori del mondo, ma creare una parentesi per entrare dentro una storia di un film, ma che ci permette questa parentesi di aprire lo sguardo sul presente che stiamo vivendo. Sì, assolutamente. E questo prova ancora una volta quanto il pubblico, cioè l'altro, fosse importante per Truffaut. Lui che ha costruito la propria arte attingendo moltissimo all'autobiografia. Quindi è un cinema estremamente personale. E che tuttavia tiene in considerazione l'altro, dialoga con l'altro, cioè non è un cinema egopatico, no? In cui l'io diventa ego e poi alla fine dialoga, parla solo con se stesso. Questo è un altro elemento, insisto, molto molto importante, soprattutto io direi oggi dove c'è un ampio ricorso, forse eccessivo, all'autobiografia, senza l'autobiografismo, forse più che autobiografia, tutti si raccontano, è vero, è falso, ma comunque la cosa, diciamo, che conta di più è quella di affermare se stessi, senza tenere in considerazione, una possibile relazione con l'altro. Ecco, credo che l'esperienza del cinema di Truffaut, ci aiuti anche a rimettere un po' al loro posto alcuni impulsi e a vivere meglio. E credo che non sia una poca cosa quello che ha detto a viver meglio, tenendo conto di quello che ci ha raccontato poco fa parlando della concezione umanista di François Truffaut, ed è veramente una bella figura pensare a un regista umanista. Oggi chi potrebbe essere un regista umanista, Paola Malanga? Ma ce ne sono molti. Io adesso voglio citare un giovane regista italiano, anzi più di uno, giovane, la nuova generazione,
Penso a Pietro Marcello, penso a Jonas Carpignano, penso ad Alice Rohrwacher, che partecipano tutti di un'attenzione nei confronti degli altri, dei propri personaggi, e che quindi possono rientrare in questo afflato umanistico di cui ha bisogno non soltanto il cinema, ma credo tutti noi, no? Soprattutto dopo quello che è accaduto, che è ancora in corso, aggravato persino da una guerra, ecco, quello che è accaduto in questi anni, in questi ultimi anni, di pandemia, in cui penso che tutti quanti ci siamo fatti delle domande, costretti da delle circostanze impensate, impensabili. Il cinema di Truffaut di Paola Malanga, il libro che abbiamo attraversato in questa nostra conversazione, il libro alla prefazione di Paolo Mereghetti, pubblicato Il cinema di Truffaut da Paldini e Castoldi. Ma prima di salutarci, Paola Malanga, qual è l'ultimo film che lei ha visto? L'ultimo film che ho visto al cinema? Sì. L'ultimo film che ho visto al cinema è Elvis, che sta per uscire, l'ho visto al Festival di Cannes. Festival di Cannes andremo a riprendere alcuni film che sicuramente andranno in programmazione quanto prima. E invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sì. In questo momento io sto lavorando tantissimo, ma sul mio comodino, quando prima di addormentarmi, perché la lettura mi calma, mi sembrerà strano, ma ho Casa Desolata di Dickens. Perché questa scelta? Ma io amo molto Dickens, in più dobbiamo pensare che lui scriveva a puntate, d'accordo? Quindi quello che noi pensiamo che sia la novità di oggi, la serialità, Quella che chissà. vediamo nei social, in Esatto. verità, è accaduta molto prima questa cosa. Ma moltissimo tempo prima, perché scriveva settimanalmente, no? Per le riviste. E allora ogni capitolo, poi sono capitoli brevi, romanzi molto lunghi, ma con capitoli brevi, e ogni capitolo che si apre, si chiude sempre in modo magistrale, ti soddisfa perché ha una sua assoluta pienezza e nello stesso tempo ti lascia il desiderio di andare avanti, e quindi aspetti poi di ritrovare il momento per riprendere da dove eri lasciato. Quindi non ti molla mai, ecco. Insomma, nei momenti così, anche frenetici, se vogliamo, della vita, penso che Dickens sia una grande cura proprio per anche il tipo di scrittura, la costruzione, che è grandiosa e nello stesso tempo molto fruibile, molto, molto accessibile, una compagnia straordinaria. Quindi all'occorrenza, nei periodi, diciamo, anche di grande stress, io ho sempre un Dickens a portata di Grazie Paola Malanga del tempo che ci ha dedicato. mano. Grazie a tutti voi.